Ciao a tutti il motivo che andremo a vedere oggi è questo motivo a ehm, diciamo trafori eh, con eh, un disegno centrale e, allora questo motivo m, potrebbe essere utilizzato eh, tranquillamente per creare un maglione o anche un cardigan e, è formato da 31 maglie più Due di vivagno, io ne ho posizionato 4, quindi due per lato per formare il bordo e si realizza in 20 ferri sul davanti. Si presenta in questo modo, mentre sul dietro è così. I ferri pari o eh, i ferri di ritorno, eh, le maglie vengono lavorate tutte a rovescio. Andiamo a vedere come si eh, realizza. Primo ferro. Vado a fare il mio vivagno, due maglie insieme a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, una diminuzione semplice. Quindi passo una maglia sul ferro di destra senza lavorarla, lavoro la seconda a diritto. Passo la prima sopra la seconda, sette diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, e sette. Due maglie insieme a diritto. Un di scusate, un diritto. Un gettato, un diritto. Un gettato, un diritto, una diminuzione semplice, sette diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Due maglie insieme a diritto. un gettato un diritto un gettato e una diminuzione semplice chiudo il ferro con il mio vivagno il secondo ferro tutte le maglie a rovescio quindi andrò a fare tutte le mie maglie a rovescio proseguo in questo modo fino alla fine del ferro ci vediamo al terzo terzo ferro vado a fare il mio vivagno

due e tre. Un gettato, un diritto, una diminuzione semplice e undici diritti. uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 9, 10 e 11 chiudo il ferro con il mio vivagno il quarto ferro tutte le maglie a rovescio ci vediamo al quinto quinto ferro vado a fare il mio vivagno due maglie insieme a diritto un gettato un diritto, un gettato, una diminuzione semplice. 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 maglie insieme a diritto. Un diritto, un gettato. Cinque diritti: uno, due, tre, quattro e cinque. Un gettato, un diritto, una diminuzione semplice. Cinque diritti: uno, due, tre, quattro e cinque due maglie insieme a diritto un gettato un diritto un gettato e una diminuzione semplice chiudo il ferro con il mio vivagno il sesto ferro tutte le maglie a rovescio ci vediamo al settimo settimo ferro Vado a fare il mio vivagno. 9 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 2 maglie insieme a diritto. 1 diritto. 1 gettato. 2 maglie insieme a diritto. Un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un diritto, una diminuzione semplice, un gettato, un diritto, una diminuzione semplice e nove diritti. Uno. 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Chiudo il ferro con il mio vivagno. Lottavo ferro tutte le maglie a rovescio. Ci vediamo al nono nono ferro. Vado a fare il mio vivagno due maglie insieme a diritto un gettato un diritto un gettato e una diminuzione semplice tre diritti 1 2 e 3 2 maglie insieme a diritto un diritto un gettato, due maglie insieme a diritto, un diritto, un gettato, tre diritti, uno, due e tre. Un gettato, un diritto, una diminuzione semplice. Un gettato. Un diritto, una diminuzione semplice, tre diritti, uno, due e tre, due maglie insieme a diritto, un gettato, un diritto, un gettato e una diminuzione semplice. il ferro con il mio vivagno il decimo ferro tutte le maglie a rovescio ci vediamo all'undicesimo undicesimo ferro vado a fare il mio vivagno sette diritti uno due tre quattro cinque sei e sette due maglie insieme a diritto un diritto un gettato due maglie insieme a diritto un diritto un gettato un diritto un gettato una diminuzione doppia allora vado a prendere un eh, due maglie e le passo sul ferro di destra Lavoro la terza a diritto, passo le due sopra la prima, in questo modo, così. Un gettato, un diritto, un gettato, un diritto, una diminuzione semplice. Un gettato, un diritto, una diminuzione semplice e chiudo il ferro con sette diritti: uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. E il mio vivagno. Il dodicesimo ferro tutte le maglie a rovescio ci vediamo al tredicesimo tredicesimo ferro vado a fare il mio vivagno due maglie insieme a diritto un gettato un diritto un gettato una diminuzione semplice Sette diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Un gettato, una diminuzione semplice, tre diritti, uno, due e tre. Due maglie insieme a diritto. Un gettato, sette diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Due maglie insieme a diritto. Un gettato, un diritto, un gettato e una diminuzione semplice chiudo il ferro con il mio vivagno, il quattordicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio, ci vediamo al quindicesimo, quindicesimo ferro, vado a fare il mio vivagno, 13 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Un gettato, una diminuzione semplice. Un diritto, due maglie insieme a diritto, un gettato e 13 diritti. 1, 2, Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici e tredici. E il mio vivagno. Il sedicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Ci vediamo al diciassettesimo. Diciassettesimo ferro vado a fare il mio vivagno due maglie insieme a diritto un gettato un diritto un gettato una diminuzione semplice nove diritti 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 e 9. Un gettato, una diminuzione doppia, passo due maglie sul ferro di destra senza lavorare, lavoro la terza a diritto, passo le due sopra la prima in questo modo. Un gettato, nove diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Due maglie insieme a diritto. Un gettato, un diritto, un gettato. E una diminuzione semplice e chiudo con il mio vivagno il diciottesimo ferro tutte le maglie a rovescio diciannovesimo ferro il mio vivagno e vado a fare tutto il ferro a diritto quindi tutte le maglie a diritto Proseguo in questo modo fino alla fine del ferro, ok? Ventesimo e ultimo ferro vado a fare tutte le maglie a rovescio. Ok? Proseguo in questo modo fino alla fine del ferro quindi proseguo tutto a rovescio allora il motivo è terminato si presenta in questo modo eh, per ehm, appunto proseguire dovete non dovete fare altro che ripetere i ferri dal numero 1 al numero 20 eh, vi ricordo come sempre che ehm, il motivo per iscritto lo trovate sotto al video il video è terminato ci vediamo alla prossima ciao ciao